lo dicevamo, la comunità scientifica era ferma. Era ferma perché era seduta sulla rassicurante fisica classica. La fisica classica spiega già tutto, visto che ci sono dei ragazzi in sala, lo sapete già, no? A scuola si studia la fisica classica, i libri parlano di quello. E così faceva la fisica, e così facevano la comunità scientifica. Era tranquilla, i libri parlavano di questo, e quindi che bisogno c'è di parlare d'altro? Eh no, troppo facile. C'è qualcuno che inizia a dire qualcosa di diverso. Questo qualcuno è Max Planck. Lui non era il più bravo, no. Lui era semplicemente il più rapido, il primo a aver detto qualcosa di differente. Planck dice, supponiamo che il corpo nero, ma il corpo nero che cos'è? Il corpo nero, come posso spiegarvelo? Il corpo nero, i fisici usano spesso oggetti che non esistono in natura, con certe caratteristiche ben precise, una certa densità, una certa pressione, una certa temperatura, per poi generalizzare e arrivare a oggetti di uso comune. Ecco, il corpo nero è un corpo che assorbe tutta la radiazione incidente senza mai rifletterla, quindi per il teorema di conservazione dell'energia deve reirradiarla. Vabbè, ve l'ho detto. Il corpo nero, con buona approssimazione, può essere considerato il Sole. Oh. Planck dice, il corpo nero emette energia secondo la formula H nu. Dice questo Planck. Ma cosa stai dicendo? La comunità scientifica è allarmata. Sui libri di scuola non c'è scritto questo, ma cosa, è matto? Certo, lo prendono per matto, anche nella nostra società fanno così, no? Quando uno dice una cosa diversa è matto, dai. No, lui ipotizza una cosa che non c'è scritta. Ecco cosa fa Planck. Non era molto convinto, eh? Non è che l'ha dimostrato o cosa. Lui dice, vabbè, ipotizziamo questa cosa qui. Ma c'è una persona che lo prende seriamente. Mi dice, ma scusate, ma se Planck dice questa cosa qui, ci sarà un motivo. Allora, ipotizziamo che la cosa di Planck sia vera e andiamo avanti. Questa persona lo chiameremo il lupo solitario, Albert Einstein. Albert Einstein dice, supponiamo che la luce viaggi secondo quanti di energia, oggi noti con il nome di fotoni, e raccontiamola così. È matto anche questo. E certo, la comunità scientifica dice, no, ma cosa sta dicendo Einstein? Dai, interniamo tutti e due e abbiamo risolto il problema, no? Sono due matti. No, no, troppo facile. Perché c'è una persona che ascolta tutto questo ragionamento. Uno scienziato che viene dal nord, dal sud, al freddo, da Copenaghen, Niels Bohr. Niels Bohr, lui è molto attento a quello che dice Einstein. Lui è l'uomo ossessionato, lo chiameremo così, l'uomo ossessionato da tutto quello che dice Einstein. Ogni cosa che Einstein dice lui la deve capire meglio, deve studiarla, deve approfondirla. E dice, ma se Einstein dice questo, e allora cerchiamo di spiegare un attimo meglio quello che sta succedendo in questa nuova realtà. Lui non è che dice queste cose lì a Copenaghen, mangiando pretzel e giocando a palle di neve. No, troppo facile! Lui crea la scuola di Copenaghen, dove andranno a studiare tutti i giovani talentuosi di quel periodo. Tutti i giovani, ventenni e trentenni, che volevano darsi da fare, che volevano approfondire qualcosa di nuovo, andavano da lui. C'è chi dirà di lui, pare che abbia fatto un lavaggio del cervello a un'intera generazione di fisici. Lo dirà Paul Langevin, l'uomo alla destra di Einstein con i baffelli in su. Sì, perché Niels Bohr, oltre a essere l'uomo ossessionato, è anche il fratello buono. Accoglie tutti nella sua scuola e li fa studiare secondo i suoi dettami.